testimonial d'eccezione per la notte bianca a Parigi. Sì, voglio veramente ringraziare Ferdi Brisa che oggi ha aderito alla nostra manifestazione per il Farinese Dog per noi, ed è veramente meritevole il fatto che lui abbia sentito questo piacere di partecipare alla manifestazione a Lugano, perché è anche il simbolo da tanti giovani, e quindi ci piacerebbe tanto che domani lui stesse con noi e ha accolto questa nostra richiesta, venendo da domani sera a cena ai vari locali. Poi gireremo tutta la città insieme in modo da rendere ancora più attraente questa notte, che ripeto sarà una notte particolare con tantissimi eventi, tantissime manifestazioni che renderanno particolare Fano per una notte fino al mattino, con manifestazioni gastronomiche, musicali, intrattenimenti per i giovani, la danza, quindi varie iniziative. Ognuno può trovare il suo gusto, la sua soddisfazione. Ma in particolare è un testimone di decisione così importante per noi, perché dà ancora più gusto alle persone. Ferdi, che effetto ti fa tornare a Fano nella tua città dopo il trionfo al Grande Fratello? Fa strano, perché insomma mi sentivo un po' isolato da solo, da sua Milano, e non vedevo l'ora di tornare. C'è stata questa occasione, l'ho colta subito, ho detto cavoli, minimo, ci vado subito senza pensarci proprio, e sono solo contento di essere qua, e non vedo l'ora di fare questa festa, anche perché io non ho mai partecipato ad una notte bianca, quindi questa è la mia prima volta e la faccio con la mia città.